questa città ha la grande capacità ovviamente di stimolare un dibattito sul tema della produzione culturale e ovviamente anche dei progetti di cultura come servizio estivo, come è di fatto nel codice proprio dell'estate fiorentina, facendoli insieme alle grandi istituzioni. Quindi ci sono i piccoli festival o i medi festival cinematografici che lavorano magari insieme ad Eike Schmidt della Galleria degli Uffizi, per fare un esempio su tutti. Ecco, questo è un po' lo stile della nostra estate, quasi 1 milione di euro di risorse, anche quest'anno, nell'anno pandemico 2021, non era scontato, abbiamo davvero aperto gli spazi della cultura, in sicurezza con gli operatori della città. Citerei 3 cose importanti, la prima Dante. Dante Alighieri è l'assoluto protagonista di questa lunga kermesse, è presente in moltissimi progetti, avevano quasi, direi, una premialità anche legata al tema dantesco nell'anno del settecentenario. Secondo tema, i quartieri, la periferia, cioè l'idea di un'estate davvero diffusa. Ci eravamo dati 3-4 anni di tempo per vedere, come dire, emergere iniziative di cultura, di servizio culturale davvero in tutti i quartieri della città. Ecco, quest'anno sono molto soddisfatto di questa grande diffusione. Poi gli spazi estivi sono tanti, saranno ovviamente ben gestiti, ben amministrati, perché si crei un'offerta diffusa che sia disincentivo anche, come dire, di addossamento su piccole porzioni del territorio. Fare squadra, come richiede. Non ci aspettiamo, ovviamente, grazie all'avanzamento del piano vaccinale, che è la nostra salvezza, chiaramente, di ripiombare, come è stato nell'ottobre scorso, in quella incubo della recrudescenza della pandemia coronavirus. Chiaramente è un'estate marcata uomo, cioè nel senso, noi agiremo nella piena prudenza, seguendo le indicazioni governative, e questo va da sé, ma anche analizzando l'andamento della città, dei comportamenti in città. Io confido che i nostri operatori e soprattutto il pubblico, i nostri concittadini, agiscano di conseguenza, cioè con la piena prudenza e comprensione. A volte non si troverà posto degli eventi perché hanno la prenotazione obbligatoria e si saturano in fretta. Bisognerà capire che quest'anno è inutile lamentarsi o accalcarsi, ma questo i nostri pubblici lo sanno molto bene. Professor Igor Zanti, direttore dell'Istituto, e ovviamente